Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di attacco di panico e per farlo siamo in collegamento da Bologna con la dottoressa Giovanna Canziani. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Dottoressa Canziani, quindi che cos'è il disturbo di panico? Allora, il disturbo di panico rientra nei disturbi d'ansia e consiste in attacchi, quindi in una paura pervasiva che dura pochi minuti. Quindi è una paura immotivata e si manifestano dei sintomi fisici come appunto palpitazioni, sudorazione, tremore, paura di morire, un senso di oppressione nella zona toracica, debolezza. Tutta una serie di sintomi appunto fisici che hanno ovviamente una ricaduta molto negativa sul nostro stato. E cosa succede? Se abbiamo appunto almeno quattro di questi sintomi, noi parliamo di disturbo di panico oppure parliamo di attacco Pauci sintomatico. Questi attacchi possono verificarsi appunto in modo inaspettato, anche in una condizione di quiete, quindi quando la persona è tranquilla, e una caratteristica è appunto la preoccupazione che si possa ripresentare questo tipo di disturbo. Quindi questo purtroppo poi genera nella persona dei comportamenti disfunzionali, per cui la persona comincia magari ad evitare delle situazioni o ad evitare dei luoghi, delle attività che sono a suo avviso ovviamente connesse a questo disagio. L'impatto appunto del panico è molto repentino, quindi non c'è sostanzialmente la capacità di mediare con il pensiero, c'è questo forte senso di pericolo e la persona quindi prova, diciamo, una risposta immediata che noi chiamiamo fight or flight, che significa combatti o fuggi, che si diffonde, per cui si diffonde, diciamo, immediatamente l'ormone dello stress, il cortisolo, e si blocca il pensiero, il cervello quindi funziona per seguire la sopravvivenza, come se appunto noi fossimo di fronte a un pericolo di vita sostanzialmente, no? E aumenta quindi un bisogno energetico a livello quindi di respirazione, abbiamo un aumento della frequenza respiratoria e una minore appunto sensibilità al dolore e sostanzialmente la persona prova paura, quindi un senso di pericolo. Nel 30% dei casi si verifica anche una polarizzazione ipocondriaca, quindi questo significa che la persona comincia a pensare magari di essere ammalata, di aver sviluppato una malattia grave, e gli attacchi appunto si possono poi verificare anche in diversi tipi di disturbi d'ansia, disturbo d'ansia da malattia oppure di disturbo d'ansia sociale, disturbi depressivi o nel disturbo da stress post-traumatico. La prevalenza nell'anno è del 2-3% e sono, diciamo, più soggette le femmine, le donne purtroppo hanno un'incidenza doppia rispetto agli uomini. Il disturbo di panico è associato quindi ovviamente ad una forte disabilità lavorativa, sociale, e a livello terapeutico appunto si cerca di individuare quelle che sono le condizioni che hanno generato il disturbo, che cosa determina il mantenimento di questi sintomi, e si può ovviamente anche fare riferimento o fare ricorso alla farmacoterapia, quindi che ha una riduzione, poi un effetto sulla sintomatologia ovviamente. La terapia lavorando appunto sulla individuazione delle condizioni che hanno generato quello stato di malessere, di disagio, agiscono poi sulle convinzioni catastrofiche che la persona sviluppa frequentemente e che poi si sono presentate precedentemente alla terapia. Dottoressa Canziani, quindi possiamo dire che c'è una connessione tra emozioni e panico?
Esattamente, nel senso che appunto è importante conoscere gli studi che sono stati effettuati sui meccanismi neurali, quindi cerebrali delle nostre cellule nervose, sulle emozioni per comprendere anche l'attacco di panico e quindi le teorie che poi sono state elaborate per spiegare i fenomeni emotivi. Pansep, un autore molto importante, fa riferimento, diciamo, al nostro sistema, al sistema poi dei mammiferi, dei meccanismi, diciamo, che sono alla base poi del nostro cervello, per cui noi abbiamo dei meccanismi, l'uomo quindi intendo, più primitivi, che sono, diciamo, assimilabili a quelli anche dei rettili, a livello di tronco dell'encefalo e dei funzionamenti più evoluti che ritroviamo poi più recenti, sostanzialmente, che ritroviamo nella neocorteccia. Quindi a livello primario abbiamo delle emozioni di tipo istintuale che sono appunto assimilabili a quelle dei rettili, per cui di fronte sostanzialmente al pericolo noi sviluppiamo fuga o immobilizzazione, quindi ci immobilizziamo, ci congeliamo come fingendo di essere morti sostanzialmente, quindi per non attrarre il predatore. Poi abbiamo un processo appunto secondario, limbico, che riguarda poi le emozioni primarie e poi abbiamo un livello della neocorteccia dove elaboriamo appunto le esperienze emotive consce che ci consentono anche di regolarci emotivamente. Quindi le emozioni primarie vengono diciamo attivate da stimoli ambientali che noi chiamiamo triggers. E che hanno però un'intelligenza propria, quindi le emozioni si attivano, non c'è una parte cognitiva, avviene in un secondo momento. Quindi le emozioni primarie sono la ricerca, quindi l'interesse, la frustrazione, la paura, che è quindi legata alla collera, all'odio o appunto il panico, e qua lo ritroviamo, no? Quindi lo stress da separazione, la tristezza, la vergogna, la timidezza, il gioco. Che è fondamentale, quindi gioia, allegria, il desiderio che è appunto legato all'erotismo, alla gelosia e la cura, quindi il senso di protezione e amore. Tutti questi sistemi emotivi sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Quindi il sistema di panico noi sostanzialmente lo ritroviamo alla nascita. Cosa significa? Ovviamente quando noi nasciamo non siamo in grado di occuparci di noi stessi, quindi siamo in una condizione di totale dipendenza e per la nostra sopravvivenza abbiamo bisogno di essere accuditi, quindi è necessario che ci sia un caregiver, una figura di riferimento che assicuri la nostra sopravvivenza. Quindi noi dipendiamo totalmente da queste figure. E quindi quando noi ci sentiamo, diciamo, in pericolo, quindi quando siamo soli, quando abbiamo dei bisogni a cui non sappiamo rispondere, ovviamente abbiamo delle reazioni di pianto, sempre facendo riferimento a quello che succede proprio quando nasciamo. Questa richiesta di aiuto e questo dolore psicologico che noi proviamo genera ovviamente nel caregiver, quindi nella figura che ci accudisce, delle reazioni che sono appunto di accudimento, quindi si avvicina, si crea la coesione, si crea il legame, la solidarietà. Quindi come noi sostanzialmente abbiamo bisogno di, noi lo chiamiamo attaccamento, quindi abbiamo bisogno di essere protetti, abbiamo bisogno di vicinanza e cura, così abbiamo bisogno anche di esplorare. Quindi anche l'esplorazione in realtà è un bisogno, primario. Però cosa succede? L'attaccamento e l'esplorazione sono sostanzialmente sistemi inversamente correlati, quindi quando c'è l'uno non c'è l'altro. Quindi quando noi ovviamente chiediamo vicinanza non esploriamo, ma attiviamo tutta una serie di reazioni di protesta, di disperazione. Quando noi esploriamo, ovviamente non attiviamo l'attaccamento e quindi non manifestiamo delle reazioni di pianto. Quando uno è attivato, l'altro è disattivato. Quindi la protesta con il pianto e la disperazione ha la finalità di ottenere la vicinanza del caregiver e questo ci spiega un po' che cosa succede nell'attacco di panico. Quindi
Quindi la reazione tipica che noi abbiamo nell'attaccamento è una protesta da separazione che troviamo nei primi anni di vita del bambino in relazione alla madre, insomma comunque ai caregiver, alle figure di accudimento, e anche quando c'è, diciamo, un rapporto sicuro, quindi quando la madre, i genitori accudiscono il bambino rispetto ai propri bisogni, c'è una sintonizzazione emotiva. Comunque il bambino al momento della separazione, e qui sono state fatte tante ricerche in questo ambito, al momento della separazione il bambino protesta, piange, è disperato, anche se la relazione con la madre, diciamo, è sicura, con il papà, insomma, con il caregiver. E quindi abbiamo questo tipo di reazione di protesta da separazione. Poi possiamo avere altri tipi di attaccamento, quindi sempre di qualità della relazione primaria, dove i bambini, per esempio, anche nel momento del riavvicinamento alla madre sono inconsolabili, oppure bambini che quasi ignorano l'allontanamento dalla mamma e questo, o dal papà, dal caregiver, e questo in qualche modo ci spiega anche che cosa diciamo caratterizza poi la relazione con le nostre figure di accudimento. Benissimo, dottoressa, intanto la ringrazio perché lei ci ha fatto una panoramica sull'attacco di panico, devo dire estremamente chiara e in modo eccellente. Per quanto riguarda le soluzioni, come lavora l'EMDR? Esatto. Allora, l'EMDR, secondo, diciamo, i presupposti di questo metodo terapeutico, noi abbiamo un sistema innato di elaborazione delle informazioni che si trova ovviamente a livello cerebrale. E quindi questa Adaptive Information Processing, così si chiama, ci consente di elaborare delle esperienze. Però che cosa succede? Alcune esperienze sono magari dolorose per noi, hanno avuto un impatto emotivo e possono in questo senso intaccare, quindi mettere diciamo a repentaglio la nostra capacità di regolare le emozioni e di far fronte poi alle situazioni stressanti. Quindi in questo modo aumenta la vulnerabilità della persona e la persona fa fatica proprio da sola magari a elaborare delle esperienze dolorose. Con l'EMDR, che significa appunto Eye Movement Desensitization Reprocessing, quindi vuol dire desensibilizzazione e rielaborazione dell'esperienza attraverso i movimenti oculari, noi andiamo proprio attraverso questa stimolazione destra-sinistra dell'emisfero destro e sinistro attraverso i movimenti oculari, andiamo a appunto elaborare e ad attivare questo nostro sistema di elaborazione delle informazioni, che è, abbiamo detto, innato, è una sorta di auto guarigione che noi mettiamo in atto, per esempio, durante il sonno REM, no? Quindi abbiamo una rielaborazione delle esperienze che si sono verificate nel corso della giornata. Quindi in questo senso, con l'attacco di panico, dove abbiamo questa sorta di separazione mente-corpo, livello somatico, livello psichico, noi andiamo a rielaborare il ricordo degli attacchi di panico, che è a sua volta un ricordo traumatico, perché ovviamente, come abbiamo detto, l'esperienza è molto dolorosa e molto fastidiosa per la persona. E quindi lavoriamo sul primo episodio, sul peggiore e sull'ultimo, per desensibilizzare, quindi per diminuire sostanzialmente il livello di impatto emotivo e rielaborarlo, perché questo significa che noi a quella sensazione fisica così dolorosa associamo anche dei pensieri che magari sono negativi su di noi, no? Come per esempio sono impotente, non ho il controllo, è colpa mia o sono in pericolo, no? Ecco, queste sono, diciamo, delle convinzioni negative che in qualche modo noi andiamo a rielaborare, che sono connesse a quello stato fisico ed emotivo. Quindi cosa vuol dire? Che sostanzialmente alla base di questo metodo terapeutico noi andiamo a individuare, per lavorare insomma con questo metodo, andiamo a individuare i ricordi
che sono legati a un network, diciamo, disadattivo, quindi a una rete mnestica negativa che viene conservata come congelata, per cui noi rispetto a dei ricordi molto dolorosi non riusciamo proprio a rielaborarli e quindi vengono sostanzialmente congelati per proteggerci, però il rischio è che poi si ripresentino, no? Quindi come se ci fosse un po' una coazione a ripetere, si ripetesse quello stato emotivo, quel senso di malessere rispetto magari a stimoli che apparentemente non sono connessi. Quindi noi andiamo a vedere quali sono questi ricordi, vedere attivare la rete mnestica e attiviamo questo sistema di autoguarigione per arrivare proprio a delle soluzioni positive, più costruttive, perché appunto i ricordi disfunzionali possono essere alla base di disturbi psicopatologici o disagi, tra cui il disturbo di panico. E quindi questo significa che i nostri ricordi sono poi anche alla base della salute, del nostro benessere, della crescita personale, del perseguimento dei nostri obiettivi, come appunto possono essere alla base del disagio e quindi della nostra capacità di assimilazione delle esperienze in senso adattivo. Quindi per concludere, l'attacco di panico è come un falso allarme che può appunto suscitare in noi delle paure catastrofiche, anche magari rispetto ad uno stimolo, ad una situazione che in realtà è innocua. Quindi la palpitazione che noi proviamo non è un infarto, la mancanza d'aria non è indice di soffocamento, e però noi abbiamo dei disturbi veramente fastidiosi che poi vanno ad incidere effettivamente sul nostro stile di vita, per cui evitiamo situazioni, non facciamo più delle attività e questo poi ha un effetto dirompente anche effettivamente sul nostro benessere in senso generale, proprio perché poi magari restringiamo sempre più le nostre abitudini. In questo senso, quindi, con l'MDR noi andiamo ad agire sull'impatto emotivo, rielaborando insieme alla persona quelle che possono essere le esperienze alla base, quindi si lavora sul presente rispetto all'attacco di panico, sulle situazioni presenti che generano malessere, e poi si vanno a rintracciare anche gli eventi traumatici a livello passato, quindi esperienze che hanno avuto un impatto emotivo, per arrivare poi appunto al presente e poi al futuro, cioè quindi sviluppare una prospettiva evolutiva che consenta alla persona di stare meglio, quindi di raggiungere un livello di benessere adeguato e desiderato anche. Dottoressa Canziani, è stato estremamente piacevole ascoltarla, lei mi ha trasmesso serenità e tranquillità e immagino che debba essere un'immensa fortuna averla come psicoterapeuta. Io la ringrazio moltissimo per il contributo che lei oggi ha dato alla nostra trasmissione. Grazie, dottoressa. Grazie a voi, buona serata. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.